cerca di organizzare una trama, di tornare indietro nel tempo, per riuscire a ricostruire gli eventi che ti hanno portato a fare quello che hai fatto. Guarda le cose da lontano, rivedile, tirale fuori da te. Adesso c'è solo uno spazio vuoto, ma piano piano, passo dopo passo, questo spazio si riempirà di dettagli e immagini che diventeranno sempre più chiare. Il matto ha sempre fatto paura, il folle, insomma, è sempre stato un po' o una cosa giocosa, scherzosa, lo scemo del villaggio, oppure proprio il matto, il folle, è una personalità che schizza fuori dall'ordinario comune. Forse è questo che fa tremare un po' la società, perché un folle non puoi controllarlo completamente con i farmaci piuttosto che con la contenzione. È spesso uno spirito libero, per cui sì, va lasciato andare. La ferita che subisce una persona che è stata vittima di un errore giudiziario non è facilmente rimarginabile. Abbiamo incontrato Angelo Massaro e ci è parso subito un alieno. Ed è anche qualcosa di comprensibile, perché i traumi che ti portano a un'esperienza del genere sono enormi, inimmaginabili, no? Per chi è al di fuori e non ha mai avuto nulla a che fare con un mondo di quel tipo. Un po' per la tenacia degli operatori, un po' per la passione che si è sviluppata fra gli utenti, e quindi si è creato un gruppo presso il 101 che vedeva i film tutti i mercoledì pomeriggio. Dopo aver visto il film si fa una piccola discussione. Il suo annuncio sul sito Batme. Avrei bisogno di una dog sitter la sera, perché faccio sempre tardi al lavoro. Libera? Mettiti lì. Sì. Voglio farti un ritratto. Ma un ritratto? Ma che devo fare? Stare fermo. Ah no, fermo a me non mi riesce. Non riesce fermo. Se stai fermo ti do un bacio. Provo. Sunt aracate și între stile, să mă îndeamnă de la etuna, dar tu le-a plăcat că era și tu. Am avut ca zâmbă, am avut tu la stau să mă dacă. Zic da că te-am de hoșale om. Ce care te bară de gamă, de clită gurică, na? Dar tu ule trebuie stile să-ți cari de gamă, să te bară de gamă.